Gianni ci sta. Più grosso, che c'ha due anni di più di io. Ah, no, ma... Ah, ho capito. Perché si... Che è bagnato sotto il terreno? Comunque, se continua così, il pomeriggio diventa veloce, eh? Dal crossodromo Monte Rosato di Fermo, i piloti professionisti della classe 250 sono pronti per dare il via all'ultima tornata di questo campionato tricolore molto acceso e combattuto. Michele Fanton, portacolori della Yamaha Belgarda con il numero 14 in pista, ha fatto registrare nel corso della mattina il miglior tempo. Dietro di lui il numero 57 Moroni, quindi in terzo tempo quello fatto registrare dal numero 26 Giuseppe Gaspardone, quarto tempo quello del numero 4 Massimo Contini delle Fiamme Oro, che oggi gareggia con una cagiva di tutto riguardo, la 250 centimetri cubi opportunamente aggiornata e rivista. Quinto tempo quello del numero 46 Massimo Manzo, sesto tempo quello del numero 18 Romano Nannini, settimo tempo quello del numero 3 Michele Rinaldi,
ottavo tempo quello del numero 51 e il nono tempo quello di Maurizio Dolce, numero 2 in pista. Reno Carducci, primo dei marchigiani, numero 12 Kawasaki, ha fatto registrare il dodicesimo tempo per il suo numero 12 che state vedendo ora. Il tempo 28 punti seguito da Fantoni. Manca poco al via della prima manche di questa ultima prova tricolore per la classe 250 centimetri cubi. 5 secondi sono stati già dati ed ecco il via per i piloti in pista, ripeto, della 250 centimetri cubi. In testa Franco Perfini in testa, seguito da altri piloti, una piccola ammucchiata in quel tratto, in quella chicane, e via quindi verso la parte del salto che contraddistingue il Monte Rosato di Fermo. È il via quindi di questa ultima gara. Siamo alle prime battute, Franco Perfini è sempre in testa, dietro di lui c'è Michele Rinaldi con la Suzuki numero 3, Perfini in testa, secondo Michele Rinaldi. Questo è il primo giro. Rinaldi è secondo, dietro di lui c'è Fanton che sbanda, Carducci è terzo, quindi c'è ancora Claudio De Carli, Massimo Manzo, Giuseppe Gaspardone che affannosamente cerca di guadagnare qualche cosa, ed eccolo qua nuovamente Franco Perfini seguito da Michele Rinaldi, Michele Fanton ed Eno Carducci, quattro piloti in testa dei quali due, il primo e il quarto, marchigiani. Siamo alle prime battute di questa ultima tornata tricolore della 250 centimetri cubi. C'è in lizza il campionato italiano, la situazione è la seguente: conduce Michele Rinaldi con punti 128, dietro di lui c'è Fanton a esattamente 20 lunghezze, ovvero a 108 punti, ed eccolo qua il pilota di casa, applauditissimo, va dietro a un botto cliente a Michele Rinaldi. Intanto una bella lotta tra Fanton e Carducci, altri piloti continuano, compreso Claudio De Carli. Massimo Manzo sta macinando posizione su posizione come suo solito, oramai ci ha abituati a queste rimonte alla cardiopalma. Sbanda vistosamente Cavatorta e viene sorpassato da Pontini. E Luca Bordi invece ha tardato. Sono venuti in massa dal Padovano per sostenere Michele Fanton. Franco Perfini continua imperterrito, mantenendo la prima posizione, il pilota di Fermo, quindi qui disputa questa gara a casa. Secondo c'è sempre Michele Rinaldi, seguito dal numero 14 Michele Fanton. Perfini, Rinaldi, Fanton, Fanton attacca Rinaldi, sceglie una traiettoria diversa, perde tempo e quindi è costretto ad attendere. In quarta posizione c'è Eno Carducci che non molla con la Kawasaki Cinti. Segue un Maurizio Dolce che vuole guadagnare per forza le prime posizioni e un Massimo Manzo che non accetta di rimanere in ottava o settima posizione. Questa è la situazione al secondo passaggio. Claudio De Carli gli è vicino, quindi ancora una volta il duo Manzo-De Carli si sta cimentando nel motocross. Secondo passaggio, in testa c'è sempre Franco Perfini seguito da Michele Rinaldi e terzo Michele Fanton che ha tutta l'aria di riscattare una stagione non eccessivamente ottima. Quarto è il numero 2 Maurizio Dolce, sesto è il numero 46 Massimo Manzo. Gaspardone ha tardato, Massimo Contini guadagna qualcosa. Siamo al terzo passaggio e Franco Perfini non molla, non demorde, è in testa. Il pilota di Fermo delle Vanne Oro sta comportandosi veramente bene, incitato anche dal pubblico amico che lo applaude ad ogni passaggio. Secondo è sempre Rinaldi, terzo Fanton che guadagna qualcosa in quella curva. Quarto il numero 12, Eno Carducci sulla Kawasaki di importazione Cinti. Numero 2 ed è Maurizio Dolce in quinta posizione. Rivediamoli nella parte più tecnica del tracciato, 24 è Franco Perfini, il 3 è Michele Rinaldi, 14 è Michele Fanton,
il numero 12 è Eno Carducci, il numero 2 è Maurizio Dolce, seguito dal numero 46 Massimo Manzo. Questo Manzo sta andando veramente forte, ha appena 18 anni e ha tutta l'intenzione di voler sorpassare i piloti molto più esperti di lui, quali Dolce, quali Rinaldi, Perfini ed altri. Il direttore di gara, signor Mariani, si apposta in una posizione ben visibile affinché il tracciato sia perfettamente a disposizione dei piloti. 24 è Franco Perfini, numero 3 Michele Rinaldi e Michele Fanton, che sceglie una traiettoria diversa per agguantare qualcosa ai suoi diretti avversari. Il numero 12 è Carducci, quinto Maurizio Dolce, da un'andatura veramente eccezionale. Manzo sfanda un po', Franco Picco eccezionale questa gara, ricordiamolo, il pilota di il vicentino Picco è reduce dalla gara di Motorelli disputata in Egitto e quindi è passato dal Motorelli al motocross con grande facilità. Quarto giro, le posizioni non cambiano, Franco Perfini in testa, secondo è sempre Michele Rinaldi con la Suzuki e terzo è Michele Fanton che guadagna qualcosa nella salita. Guardate il padovano Fanton, giovanissimo, riesce perfino a guadagnare qualcosa sul più esperto Michele Rinaldi. Seguiamo questi due piloti perché sicuramente daranno molto spettacolo. Primo Perfini, secondo Rinaldi, terzo Fanton con tutta l'intenzione di sorpassare l'ex campione del mondo. In quarta posizione c'è Maurizio Dolce, Caino Carducci probabilmente disporrà di una Kawasaki non all'altezza della situazione. Quinto è Massimo Manzo. Oppala, sbanda vistosamente Walter Bartolini con l'unica gilera in pista, la numero 51, dietro di lui a Claudio De Carli, un brutto cliente. E guardate in quel punto, nella parte media del tracciato, Michele Rinaldi è riuscito a guadagnare la prima posizione. Fanton non ci stava a rimanere nella terza posizione, quindi incalzato da Michele Fanton, Rinaldi è riuscito a sorpassare il portacolori delle Fiamme Oro, Franco Perfini. Ed eccolo che naviga in prima posizione Michele Rinaldi, secondo Perfini, terzo Fanton che si prepara a sorpassare il Fermano e quarto il pilota della Honda Maurizio Dolce. Dalla parte bassa del tracciato è ancora Rinaldi che transita per primo, seguito questa volta da Michele Fanton. Ebbene, il padovano Fanton non ci stava a recitare la parte del terzo incomodo e quindi ha voluto in tutti i modi, in tutte le maniere, sorpassare Franco Perfini. Dietro di lui c'è ancora Maurizio Dolce che è quarto. Quindi ripetiamo, al quinto passaggio primo Rinaldi, secondo Fanton, terzo Perfini, quarto Maurizio Dolce che non tarderà molto a sorpassare il Fermano. Quinta posizione, quella occupata da Massimo Manzo che è riuscito ad avere la meglio sul numero 12 Eno Carducci, alquanto ha tardato, sta perdendo posizione su posizione il civitanovese, evidentemente ancora una volta deve lottare con una moto non perfettamente a punto. Claudio De Carli sta cercando di guadagnare qualcosa, il romanino, con la Honda messa a punto dal filotranese Gianni Trellini. Si dà da fare, ci dà dentro, ma ovviamente in questo caso ha da fare con piloti molto esperti. Ed ecco l'andatura di Michele Rinaldi, numero 3 nonché Battistrada, secondo è Fanton, terzo è sempre in quarta posizione c'è Perfini, quinta posizione quella di Dolce, sesta posizione, attenzione, dei cani attraversano la pista, questo è molto ma molto pericoloso per i piloti che stanno disputando questa gara, attenzione perché questo è il vero pericolo della giornata, questi due cani stanno dando un grande fastidio alla gara, si sta provvedendo per allontanare questo grosso cane dalla pista, intanto Rinaldi è sempre in testa, secondo Fanton, terzo Maurizio Dolce,
Maurizio Dolce sta guidando all'impazzata, sbanda un po' ma riesce a controllare il suo mezzo, la sua onda. Rinaldi, Fanton, Dolce al settimo giro con Franco Perfini quarto e Massimo Manzo che sembra faccia un po' di difficoltà ad avvicinare il Fermano. Sesta posizione è quella occupata da Eno Carducci. C'è un'altra bella lotta tra Fanton e Maurizio Dolce per la conquista della seconda piazza. Quarto Perfini, quinto Massimo Manzo sulla KTM di importazione Farioli, sesto Eno Carducci sulla Kawasaki Cinti. Rinaldi, Dolce e poi la numero 14 e Fanton seguito da Perfini. Massimo Manzo naviga in quinta posizione mentre Eno Carducci transita ora sesto, soltanto sesto purtroppo. Massimo Fontini si fa sotto. Franco Picco non molla, vuole anche lui guadagnare qualcosa. Claudio De Carli è sempre più minaccioso. Walter Bartolini con l'unica girare in pista si dà un gran da fare. Sono trascorsi 20 minuti dalla via di questa prima manche, in testa c'è sempre Rinaldi, secondo Fanton, terzo Maurizio Dolce con la onda numero 2 in pista. Bella lotta tra il numero 24 Perfini e il numero 46 Massimo Manzo. Manzo con la KTM cerca in tutti i modi di sorpassare il Fermano. La sesta posizione occupata da Contini con la numero 4 Cagiva, unica in questo settore. C'è ancora Carducci, quindi Franco Picco ed altri gruppo, un altro gruppo di piloti che sta cercando di avvicinare il pilota delle Fiamme Oro, Massimo Fontini. Claudio De Carli è avvicinato anche lui dal numero 51 Walter Bartolini. Gaspardone molla, probabilmente si ritira anche, si è tolto anche gli occhiali. La lotta tra Franco Perfini e Massimo Manzo continua, c'è in ballo la quarta posizione. Manzo allarga, poi stringe di colpo. Vediamo come va a finire proprio in quel tratto della pista. Massimo Manzo della KTM guadagna la quarta posizione. Primo Rinaldi, secondo Fanton, terzo Dolce, quarto Manzo, quinto Franco Perfini. Questa è la situazione ad oltre 20 minuti dalla via della prima manche. Rinaldi si avvia verso la vittoria di questo campionato mentre Dolce sta facendo dei veri numeri per contenere l'andatura dei suoi avversari. Quarta posizione per Massimo Manzo. Un altro passaggio del battistrada, Michele Rinaldi con la Suzuki numero 3 in pista. Non vediamo più il numero 14 Michele Fantone, evidentemente è incappato in qualche caduta nella parte bassa del tracciato, la sua posizione è stata occupata da Maurizio Dolce. Ed eccolo qua Fantone terzo, soltanto terzo, dopo essere stato sorpassato quindi dal pilota della Honda Maurizio Dolce. Quarto Massimo Manzo, KTM numero 46 in pista. Ha qualche problema il pilota perché Franco Perfini si sta nuovamente rivelando come uno dei migliori su questo tracciato. In sesta posizione c'è Massimo Fontini, Paolo Caramellino, quindi Pietro Micheli. C'è Franco Picco che è in piena zona punti con la sua Yamaha. Dietro di lui c'è Eno Carducci e si sta dando un grande affare il numero 51 Walter Bartolini che ha da poco sorpassato il numero 9 Claudio De Carli. Un giro al termine per il battistrada Michele Rinaldi, dietro il quale c'è un Maurizio Dolce dalla guida sempre più fantasiosa e spettacolare. Terza posizione quella occupata
dal numero 14 Michele Fanton, evidentemente ha avuto qualche problema perché sta perdendo metri su metri, il pilota evidentemente non ha la moto in ordine. In quarta posizione c'è Franco Perfini, che è riuscito a riguadagnare la quarta posizione ai danni di un Massimo Manzo che, come dicevamo prima, ha qualche problema. Non è sicuramente questa la sua grinta e il suo modo di guidare, la sua KTM sbanda vistosamente. Dietro di lui c'è Massimo Contini pronto a coglierne. I frutti, se così possiamo dire, di questo suo non comportamento, buon comportamento a questa gara. Franco Picco è sempre in zona punti e Walter Bartolini sta sferrando l'attacco al nostro civitanovese Eno Carducci. Il Raldini, meccanico di Michele Rinaldi, va già preparandosi per sistemare la moto ai box per la seconda manche. Manca pochissimo oramai al termine. Il direttore di gara, signor Mariani, passa in questo momento la bandiera a scacchi sul vincitore, che è Michele Rinaldi. Eccolo qua il pilota, che riceve subito una coppa al volo dal motoclub organizzatore, secondo Maurizio Dolce, su Honda numero 2 in pista. E terzo dovrebbe giungere Michele Fanton. Questi due piloti sono i doppiati, uno è anche Aldo Bordi, numero 103 di San Severino Marche. Terzo, dicevo, Michele Fanton, che taglia il traguardo in questo momento sulla Yamaha di importazione Belgarda. Il numero 122 è un pilota doppiato. Quarta posizione per Franco Perfini, che ha avuto la meglio sulla irruenza di Massimo Manzo. Quarto Perfini, quinto Manzo, numero 46, KTM sicuramente non soddisfatto di questa prestazione. Sesto Massimo Contini delle Fiamme Oro. Franco Picco ha tagliato il traguardo in questo momento, seguito dal numero 51 Walter Bartolini e quindi Eno Carducci. Signori, è Franco Uncini, eccolo qua. Via per la seconda tornata, seconda manche, in testa il numero 3 Michele Rinaldi. Porca miseria, guardate quello che è successo. Alcuni piloti hanno fatto bene, dobbiamo dire, gli organizzatori, ad allontanare il pubblico, perché alcuni piloti, tra i quali anche Claudio De Carli, sono rimasti intrappolati qui alla via. Berti è lì, è soccorso. Altri piloti si sono ritirati. Siamo al primo passaggio ed è sempre Michele Rinaldi che conduce, ha guadagnato subito la prima posizione alla via. Dietro di lui c'è il numero 51 Bartolini, seguito da il numero 2 Maurizio Dolce. Maurizio Dolce cambia traiettoria, perde tempo in questo modo. Quindi Rinaldi, Bartolini, Dolce, quindi Massimo Contini, Michele Fanton, Massimo Manzo, Eno Carducci, Giuseppe Gaspardone e Romano Nannini. Questa è la situazione dei primi alla via della seconda manche. Fanton sorpassa il numero... Ed eccolo qua il battistrada, Maurizio Dolce che segue Michele Rinaldi. Intanto c'è una bella lotta tra il numero 4 e il numero 51, ovvero tra Contini e Bartolini. Risoltasi a favore di Contini. Perfini è un po' tardato. Altri piloti transitano, compreso Elzo Bordi. Claudio De Carli è tardatissimo. Dovrà darsi un grande affare se vuole riagguantare la zona punti. Secondo passaggio e Michele Rinaldi è sempre in testa. Dietro di lui c'è un Maurizio Dolce che sembra riesca a guadagnare qualcosa su quel salitone. Rinaldi, Suzuki numero 3, Maurizio Dolce, Honda numero 2 e terzo Massimo Contini con la
cagiva inedita, cagiva da 250 centimetri cubi. Siamo ancora alle battute iniziali di questa seconda tornata e già c'è una grande lotta per la conquista delle primissime posizioni. Michele Rinaldi si trova nettamente in testa grazie anche alla vittoria della prima manche al campionato tricolore della 250. Ricordiamo che questa è l'ultimissima prova del mondiale, del campionato italiano della 250 centimetri cubi. Dolce sempre in seconda posizione, la guida funambolica, terzo è Massimo Contini, quarto Michele Fantonno, quinto Bartolini, seguito da Massimo Mangio con il monoammortizzatore della sua KTM non a posto. Nuovo passaggio per Michele Rinaldi, battistrada. Siamo sempre al Monte Rosato di Fermo, seconda posizione guadagnata dal numero 4 Massimo Contini, terzo è sempre Maurizio Dolce, quarto Michele Fanton, quinto Massimo Manzo, sesto il numero 51 Walter Bartolini ed altri. Franco Perfini è abbastanza attardato. Buona la prova di Manzo, numero 46. Bello questo salto del battistrada Michele Rinaldi. Terzo c'è sempre Contini, quarto, scusate, terzo è Dolce, quarto Fanton. Siamo a metà della prima, della seconda manche, con un Rinaldi sempre in testa, dietro di lui c'è il numero 4 delle Fiamme Oro Massimo Contini, seguito dal numero 14 Michele Fantone e quindi Massimo Manzo. Noi siamo nella parte bassa dell'intermedia del tracciato, noi siamo nella parte media del tracciato sotto al salto più spettacolare del Monte Rosato. Nuovo passaggio per Michele Rinaldi mentre il maresciallo Mattioli facendo al numero 4 Massimo Contini secondo di tirare, terzo è Fanton, transitato ora in quarta posizione dovendo aggiungere Massimo Manzo che ha avuto la meglio su Maurizio Dolce. Franco Picco è sempre tra i primi. Eno Carducci sta andando bene. Passaggio di Michele Rinaldi, sempre seguito come la sua ombra dal numero 4 Massimo Contini, terzo è Michele Fantonna, quarto è il numero 46 Massimo Manzo. E in quinta posizione troviamo Maurizio Dolce. Franco Picco è attaccato da Nannini, il pilota espertissimo nei raid africani, si cimenta anche nel motocross, questa volta ha a che fare con il numero 18 in pista Romano Nannini. Tra i numerosi spettatori che seguono oggi questa manifestazione qui al Monte Rosato di Fermo c'è anche Beppe Andreani, pilota ufficiale Aprilia, recentemente rinconfermato per la stagione agonistica a venire. E intanto il battistrada Michele Rinaldi transita nuovamente
oramai sente che il titolo della 250 non può più sfuggirgli. Dietro di lui c'è Massimo Contini, numero 4 in pista, che sta sperimentando il nuovo Cagiva 250. Terzo è Michele Fantonna. Quarta posizione quella di Massimo Manzo, che oggi non brilla come suo solito su questo tracciato, che non gli piaccia il percorso del Monte Rosato, staremo a vedere. Maurizio Dolce ha perduto due o tre posizioni, non sappiamo bene per quale motivo. Il numero 18 Romano Nannini ha avuto la meglio sul numero 27 Franco Picco, che sembra non ce la faccia più. Eno Carducci non è in giornata, nonostante stia correndo sul tracciato di casa, non riesce a esprimersi al meglio. Manca poco al termine di questa seconda manche, con un Michele Rinaldi tranquillamente al comando. Dietro di lui, a distanza di sicurezza, segue Massimo Contini. In terza posizione c'è Michele Fantonna, secondo nella classifica di campionato della 250 centimetri cubi alla vigilia di queste tre manche, mentre Massimo Manzo è quarto, sbanda vistosamente con questa KTM, non è sicuramente il pilota che abbiamo visto sui filmati della Coupe dell'Avenir di Alzago Sebria. Franco Picco invece è sempre in auge, imperterrito il pilota di Vicenza, appena rientrato dall'Egitto, dove ha preso parte al Rally dei Faraoni, vincendo ben 4 prove su 9. Mauro Caramellino è al limite della zona punti, seguito dal numero 7 Giovanni Cavatorta. Franco Perfini è fuori, purtroppo il pilota di fermo sembra non riesca a contenere il ritmo di coloro che lo precedono. Lo stesso dicasi oggi anche per Claudio De Carli, partito malissimo ed ora costretto a disputare una seconda manche di contenimento per non sprecare le forze che poi occorreranno nella terza ed ultima frazione di gara. Giacomo Mengarelli, altro pilota marchigiano in pista insieme a Carducci e Perfini, ed Eldo Bordi costituisce il quartetto dei nostri portacolori qui all'ultima prova tricolore senior 500 250, scusate. Marcia della classe 250, quarta e l'ultima prova del campionato. Siamo alle ultime battute di questa seconda tornata, ripeto, questa è l'ultima prova del campionato tricolore senior 250, nettamente dominata da Michele Rinaldi, che state vedendo inquadrato in questo momento. Rinaldi ha già vinto la prima manche e è già tranquillamente al comando qui nella seconda. Dietro di lui c'è Massimo Contini con la Cagiva sperimentale. L'ingegner Vitteven oggi presente qui al Monte Rosato di Fermo, dietro ai risultati di questa gara deciderà poi se è il caso di schierare il 250 al mondiale o no. Terza posizione per Michele Fanton, quarta posizione per Massimo Manzo su KTM, una KTM nuovissima per lui, l'edizione 86 con freno a disco posteriore. Quinta posizione quella occupata da Maurizio Dolce con la Honda numero 2 in pista. Dietro di lui c'è Giuseppe Gaspardoni. Franco Picco fa la sua andatura, non vuole compiere sciocchezze, non vuole pregiudicare la prossima intensa stagione dei raid africani, mi riferisco in particolar modo alla Parigi-Dakar, il cui via verrà dato a Parigi come consuetudine il 1° gennaio 86.
Rinaldi sta tagliando il traguardo in questo momento, noi ci troviamo sempre nella parte bassa del tracciato, primo Rinaldi quindi, secondo Contini, terzo Fanton, quarto Manzo, quinto il numero 2 Maurizio Dolce e via via tutti gli altri. Terza manche, terza ed ultima manche della giornata. Ed è Michele Fanton che transita per primo, seguito da Rinaldi, Franco Perfini, c'è anche Massimo Manzo nel lotto dei primi. Il pilota della Yamaha Belgarda, Michele Fanton in testa, secondo Rinaldi, terzo il numero 135, ci sembra Ferrarini, Perfini, Nannini, quindi Massimo Manzo, Claudio De Carli, Giuseppe Gaspardone, Eno Cartucci, Maurizio Dolce, attardato, Cava Torta. Il via è avvenuto da poco, l'ultima tornata di questo campionato italiano senior per la classe 250, attardatissimo Massimo Contini secondo nella seconda manche e lo stesso dicasi per Giacomo Mengarelli. Chiude le fila Walter Bartolini sulla Gilera che oramai sta andando molto piano, infatti Bartolini si ritira, prende la via di box lasciando quindi questa ultima prova della giornata. Ci troviamo sempre qui alla moto Fanton è sempre al comando, ci tiene ad essere vice campione della 250, dietro di lui c'è Michele Rinaldi, questo è Fanton, quindi Michele Rinaldi. In terza posizione c'è il numero 135 Ferrarini con la Kawasaki, seguito da Nannini, Manzo, Franco Picco, Franco Perfini, Micheli, Claudio De Carlo, Eno Carducci. Sensazionale la rimonta del numero 4 Contini, in un sol giro ha guadagnato ben 7 o 8 posizioni. Buon ultimo questa volta il settempedano Eldo Bordi che sta navigando a bassa andatura. Siamo al terzo passaggio. Michele Fanton sempre in testa, preferisce la traiettoria esterna al contrario di Rinaldi che passa dentro, sceglie una traiettoria diversa, evidentemente il pilota della Suzuki sta già pensando di sorpassare il portacolori della Yamaha. La maggior parte dei piloti prendono la battuta su quella canaletta. Maurizio Dolce ha molto attardato, anche se la sua guida è spettacolare, ma qualche volta proprio per questo commette degli errori. Contini preferisce passare all'esterno. Il altro pilota si trova a disagio su quella canaletta molto profonda. Ultimo a transitare tra gli ultimi è Giacomo Mengarelli di Senigallia. Un
bel terzetto a caccia delle posizioni prime, tra i quali c'è anche il numero 2 Maurizio Dolci, che non so il colpo ha guadagnato ben due piazze. Nonostante Rinaldi abbia oramai la matematica certezza di essere campione d'Italia della 250, il pilota ce la sta mettendo tutta lo stesso per riuscire a far sua anche questa terza frazione di gara. Diciamo che nelle prime due tornate sono state vinte e dominate dalla pilota Parmense, ex campione del mondo della 125, preceduto soltanto in questa terza fase della giornata dal numero 17 Michele Fanton. Siamo sempre al Monte Rosato di Fermo per l'ultimissima prova del campionato italiano senior, la classe 250 centimetri cubi. Il miglior tempo alle prove ufficiali è stato fatto registrare dalla battistrada in questa terza manche, ovvero dal padovano Michele Fanton, giovanissimo, 20 anni, è stato uno dei protagonisti alla edizione della Coupe dell'Avenir 1985. Ancora un passaggio di Michele Fanton, primo dalla via fino a in questo momento, siamo a circa metà della terza manche, in seconda posizione ha sempre alle calcagna Michele Rinaldi, nonché neo campione d'Italia 2.50 dopo aver vinto le prime due manche. Terzo è Romano Nannini, KTM numero 18 in pista. Quarto Massimo Manzo, che si sta dando un grande affare per sistemare i suoi comandi. Quinto è Franco Picco. Sesto Franco Perfini con la Yamaha numero 24 in pista, seguito da Paolo Caramellino, anche lui su Yamaha. Seguono Maurizio Dolce, numero 2 in pista, che si strappa una lente proprio in questo momento dai suoi occhiali. E poi ancora c'è il numero 12, Eno Carducci, la nuovissima Cagiva di Massimo Contini. Sta andando molto forte e dobbiamo dire che anche in questa occasione i responsabili del reparto corsi di Scirana, in particolar modo l'ingegner Witteven, ha azzeccato la formula, ha azzeccato la ciclistica e anche il propulsore. Una giornata non molto fruttuosa per Claudio De Carli, che sta addirittura, si ferma, non ha più nessuna intenzione di combattere, mentre ormai la luminosità scarseggia qui al Crosodomo Monte Rosato di Fermo. Attenzione, proprio in questo momento il pilota della Suzuki è riuscito a guadagnare la prima posizione ai danni del più giovane pilota della Yamaha, Michele Fanton. Quindi ancora un Rinaldi in testa, che ripeto, nonostante il titolo oramai in tasca della 250, si dà lo stesso una grande affare. Ci siamo sulla addirittura di partenza, dove i motori sprigionano tutta la loro potenza su questo magnifico tracciato che è il Monte Rosato di Fermo. Primo a 20 minuti dalla via della prima manche è Rinaldi, secondo Fanton, terzo Romano Nannini. In quarta posizione c'è Massimo Manzo, numero 46, che vedete come sta andando un po' a modo suo. Quinta posizione, quella occupata da Franco Picco, numero 27 in pista, e quinto Franco Perfini, seguito da altri. Il direttore di gara, signor Mariani, espone l'ultimo giro a Michele Rinaldi, primo, e anche a Michele Fanton, secondo, in questa ultima tornata. Terza posizione, quella di Romano Nannini, KTM numero 18. KTM
Quarta posizione per Massimo Manzo. Quello che occupa la quarta posizione. Quinta posizione per Franco Picco. Sesta posizione per Franco Perfini, quindi Dolce Caramellini. Ed ecco l'arrivo vittorioso di Michele Rinaldi, che dopo aver vinto la prima, dopo aver vinto la seconda, fa sua anche la terza manche. Secondo è Fanton. Applauditissimo il pilota della Suzuki, oramai ha il titolo in tasca, lo era già alla termine della seconda manche, ora più che mai. Terzo è Romano Nannini. Bravo Michele, ha fatto una bella gara e anche Nannini non è stato da meno, è giunto terzo. Quarto Massimo Manzo. Franco Picco, sesto Paolo.